Ieri è arrivata la risposta del presidente della regione Nicola Zingaretti dopo l'esclusiva di La 7, secondo la quale Buzzi ai magistrati avrebbe detto: De Ven mi ha riferito che per la vendita del palazzo della provincia ha preso i soldi il capo di gabinetto Venafro, il segretario generale Calicchia e l'imprenditore Cionci per Zingaretti. Che cosa ha detto il presidente della regione ieri? Mai presi soldi per la vicenda del nuovo palazzo della provincia, mai accordi con l'opposizione per spartirsi i lotti delle gare d'appalto. Ora che è accusato dal carcere accusa. Io credo che l'accusato abbia il diritto di mentire sulle proprie responsabilità, ma non di calunniare terzi. Il signor Buzzi vuole passare per una persona vessata dalla politica, vuole sottrarsi dall'accusa di associazione mafiosa. Ora risponderò di tutto ciò di fronte alla giustizia, risponderà di tutto ciò di fronte alla giustizia. Ho conferito mandato ai miei legali di querelare Buzzi. Ecco, cominciamo da qui con la nostra prossima ospite. Buongiorno e bentrovata, Roberta Lombardi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, scusate. Insomma, Mafia Capitale sembra essere sul punto di diventare mafia regionale. Beh, era nelle carte, nella lettura già della prima ordinanza, quella di dicembre, si iniziavano a intravedere ramificazioni che portavano verso la regione, anche perché non ci dimentichiamo che il grosso dei soldi passa dalla regione. La regione Lazio ha un bilancio annuale più o meno sui 15 miliardi di euro. Sì. Quindi capite che fiume di denaro pubblico, di soldi delle nostre tasse, che viene gestito da questi signori. Nell'inchiesta, nell'ordinanza di Mafia Capitale 2, quella di giugno, si vedeva già bene uno di questi filoni, che era quello legato alle politiche abitative, quello legato ai servizi del RECUP, quello della Regione Lazio, che sarebbe quel centralino di prenotazioni delle Sì. prestazioni sanitarie a cui tutti ci rivolgiamo quando dobbiamo fare una prenotazione di un'analisi, di una visita specialistica. E poi anche, vabbè, il filone consolidato dell'emergenza dei campi, della gestione dei Rom. Quindi era normale che si arrivasse in regione, perché è da lì che parte quel fiume di denaro che poi finisce, anziché in servizi per i cittadini, nelle tasche di questi signori che finanziano le campagne elettorali Ma dei partiti. Perché io questo voglio sempre sottolinearlo. secondo lei Com'è? andrebbero superate, andrebbero abolite le regioni, secondo lei? Guardi, questa è una domanda su cui da più o meno un annetto ci stiamo interrogando, perché noi siamo, diciamo, partiti con un'abolizione di un ente intermedio come erano le Le province, province. che però in realtà sono un ente amministrativo dalle funzioni adesso completamente confuse, anche prima della riforma Delrio, che ha creato l'entropia massima praticamente. Però anche prima, quando c'erano regioni, province ufficiali, perché adesso esistono ufficiosamente ma non ufficialmente, regioni, Sì. province ufficiali e comuni, comunque le competenze, le sovrapposizioni, quindi i servizi ai cittadini, erano all'ordine del giorno. Adesso funziona che appunto l'entropia è massima sotto la riforma Delrio, ma in realtà un ente di coordinamento di area vasta, chiamiamolo così, tra comuni, non sarebbe peregrino, secondo noi, da inserire, No, le faccio e tra con delle l'altro. funzioni molto molto chiare. Le regioni, dalla loro creazione a oggi, sono state semplicemente dei grossi centri di potere e di dissipazione di soldi. Basta vedere come si è impannato il nostro debito pubblico nazionale dalla creazione delle regioni in poi. Le faccio questa domanda anche perché ci sono molti sindaci che sono disperati, a maggior ragione nella regione Lazio, no? E addirittura stanno proponendo dei referendum ai loro cittadini per cambiare regione, perché Roma, secondo loro, assorbe tutti i fondi o quantomeno la maggior parte dei fondi regionali. Tra l'altro, lo sappiamo, la pressione fiscale nei comuni è salita e i sindaci sono sempre più in difficoltà. Sì, li capisco questi sindaci, perché diciamo il governo centrale va avanti a finanziarie con tagli lineari sugli enti locali, oltre che sulla sanità, insomma, tutti i servizi, la scuola, insomma tutti i servizi che dovrebbero essere primari per il nostro benessere di cittadini. E i sindaci poi sono quelli che, per far garantire quel minimo, minimo di
decoro, decenza e servizi pubblici locali ai cittadini, si trovano a dover alzare loro le aliquote, quindi loro passano per i brutti e cattivi. E invece il governo centrale, che opera appunto non tagli secondo spending review, criteri quindi di spesa da buon padre di famiglia, ma tagli lineari, fa invece la sua bella campagnuccia elettorale dicendo ma no, ma noi abbiamo tagliato e abbiamo trovato risorse. In realtà stanno tagliando servizi pubblici locali e magari li mettono su altre voci di spesa. E questo è un problema poi per i piccoli comuni, insomma, un problema. È un problema per la qualità della vita di noi cittadini, cioè basta vedere a Roma le condizioni della città, la sporcizia, l'insicurezza dettata da un'illuminazione pubblica che non esiste più, la manutenzione stradale, la manutenzione dei marciapiedi dove esistono, perché sta diventando un optional anche avere dei marciapiedi dove passare con carrozzine o insomma insicurezza da parte dei pedoni, asili nido che praticamente sono una specie di miraggio, le scuole che cadono a pezzi, le scuole quelle comunali, gli insegnanti, il personale che viene costretto per avere uno stipendio diciamo decente, non uno stipendio ricco, a operare dei turni massacranti anche insensati. Mi ricordo che a Pasqua le maestre degli asili nido andarono a scuola anche se la scuola era chiusa, se non avessero fatto un certo numero di ore non raggiungevano quei 1200. Qualcuno pensò addirittura ad una ritorsione in quel caso. Sì, ma c'è una letteratura, bisognerebbe scrivere un'odissea su. Ma a questo proposito, visto che tra l'altro è un po' che non ci sentiamo, però adesso le cose cambieranno, c'è una nuova giunta a Roma, le piace questa nuova giunta? Allora, la nuova giunta, parliamo del nostro beneamato assessore al bilancio, cioè colui che parla, che tiene i cordoni della borsa, no? Che decide come spendere i soldi di noi cittadini romani. Questo signore, che è il deputato Marco Causi, professore mi pare anche a Tor Vergata, è stato l'assessore al bilancio delle due giunte Veltroni, quindi 2001-2006-2006-2008, ok? Sì. A conclusione della Veltronia, praticamente dell'era veltroniana, i cittadini romani si trovarono con un bel buco di bilancio certificato poi da chi è venuto dopo e dal commissario straordinario che ha acquisito questo buco di bilancio. Un buco di bilancio di 12 miliardi di euro. Io ormai non so poi neanche più tradurlo in lire. Quanto erano 12 miliardi? Quanti sono 12 miliardi di euro tradotti in vecchie lire? 24 mila miliardi, una cosa del genere. Tanti. Cioè, questo è stato il frutto. 12 miliardi non vengono tutti dalla gestione Veltroni, vengono anche parte dall'epoca Rutelli, ma di questi 12 miliardi la metà, quindi 6 miliardi, invece sono frutto della gestione Veltroni, il cui assessore era questo Marco Causi, che adesso è andato a fare di nuovo l'assessore al bilancio. Ma come se la spiega? Allora, questa cosa, no, io non sono un politico, ma sentirla così... Ma nemmeno io. Dico, è una cosa come Lombardi, no? Lombardi, no, è così dal fianco ai detrattori, poi. No, ma io do il fianco a chi gli pare, ma francamente, se questa è la politica, io me ne tiro fuori, nel senso, risponde a logiche che non sono umane. È pazzesca. Ma chi ce l'ha voluto, secondo lei, lì, Causi? È una scelta di Marino o di Renzi? È stato un commissariamento da parte del partito. Che diceva, è come se tu avessi un amministratore tu hai delle proprietà, hai un amministratore che le amministra per conto tuo, no? Dopodiché quando ti ridà le chiavi la prima volta c'hai la proprietà devastata, non si è sfruttato niente, in più c'hai pure debiti, in più la devi anche rimettere su in piedi. Che fai? Dopo due anni gli ridai le chiavi e gli riaffidi la proprietà. Sei un cretino, scusate, perché se io fossi, se fosse un caso non della cosa pubblica ma della cosa privata, uno direbbe mai e poi mai io rimetterei in mano a una persona che si è dimostrata incapace le chiavi di casa mia. Sì. Cioè, sì. È normale, cioè ci arriva. Allora, le logiche politiche di mettere una persona del genere, di fare l'assessore al bilancio, a me sfuggono, a me persona normale sfuggono. Però sul buon Esposito nulla da dire. Ci farà la TAV anche a Roma, visto che gli piace tanto, visto che è un fan della TAV, che io voglio ricordare essere un'opera pubblica che graverà sulle nostre
tasche di cittadini e sulle future generazioni, quindi i nostri figli, i nostri nipoti, che già hanno sulla testa la spada di Damocle di 34.000 euro di debito pubblico pro quota ciascuno, anche i miei figli di un anno e mezzo e 3 anni e mezzo. E questo signore è un fan di quest'opera inutile di 22 miliardi di euro che serve a scavare un buco nella montagna per far lavorare poi ditte vicino a 'Ndrangheta, vicino a criminalità organizzata, e nel solito circuito, no, che funziona: grande opera pubblica, grande mangiatoia, grande mazzetta. È un circuito che si alimenta da solo. Beh, ma non è detto che, cioè, nel senso, Esposito ha già promesso, si è preso 90 giorni di tempo per risolvere la situazione di Atac, si è messo subito all'opera, poi è un mastino dal punto di vista della comunicazione, Esposito. Ed è quello che secondo molti sembrava serviva. A me da cittadina mi serve un assessore, non mi serve un mastino, francamente. Ma secondo lei un assessore che conosca la città, che conosca le problematiche della logistica nel trasporto di questa città, che conosca le problematiche di un sistema clientelare che ha alimentato in questi anni Atac, perché Atac ha un serbatoio di personale di 12.000 persone, appunto, di cui all'incirca la metà sono per strada a fare servizio e l'altra metà sono imboscati negli uffici. Ora, un'agenzia che deve fare mobilità non si può permettere di avere metà del suo personale dentro l'ufficio e non per strada a fare mobilità. Riuscirà il buon Esposito a tirar fuori queste persone dagli uffici? Vedremo. Ha detto già: riporterò il bigliettaio sugli autobus. Ah, bene, vedremo. Sì, ma noi agli annunci, la politica degli annunci, siamo abituati, ma ormai, abituati a suoi fatti e anche molto disincantati, perché ormai non si chiede più a nulla, neanche le cose vere. Ma sul doppio incarico di Causi Esposito, secondo lei dovrebbero dimettersi? Perché loro invece hanno spiegato: restiamo in Parlamento, restiamo al Senato, perché in questo modo riusciamo anche a capire meglio la situazione per Roma, a lavorare anche da qui per Roma. No, la verità è una molto più di bassa lega, perché sanno benissimo che questo incarico è un incarico a tempo determinato, durerà pochi mesi, finché non il partito non costringerà mai, o la magistratura, perché non si può mai dire, non costringeranno Marina le dimissioni. Dopodiché loro ovviamente si sarebbero, se si fossero dimessi da parlamentari, i poverini si sarebbero trovati, no, a doversi cercare un lavoro. E quindi invece hanno detto: no, noi rimaniamo in carica come parlamentari e poi part time, d'altronde Roma è un comune piccolo e facile da gestire, part time possiamo anche far finta di fare gli assessori, giocare ai piccoli assessori. Lombardi, prima di salutarla, due domande: questa trattativa Renzi-Berlusconi sulla RAI come la vede? Schifosa, basta, giù le mani dei partiti dall'informazione pubblica, basta. E poi c'è questo titolo del Fatto Quotidiano, vorrei la sua opinione, che mi ha colpito stamattina, insomma. Messina Denaro è protetto ad altissimi livelli del potere, la PM Principato dopo l'arresto di 11 fedelissimi dice: indaghiamo sugli sponsor del boss. Siamo a questo punto. La sento malissimo, indaghiamo? La sorprende il titolo del Fatto Quotidiano. Allora, Messina Denaro è protetto ad altissimi livelli del potere, la PM Principato dopo l'arresto di 11 fedelissimi dice: indaghiamo sugli sponsor del boss. Insomma, la sorprende una cosa del genere in Italia? Ma noi stiamo ancora cercando di fare chiarezza sulla trattativa Stato-mafia che seguì o precedette anche le stragi di Via D'Amelio e di Capaci con l'uccisione di Falcone e Borsellino. Questo rapporto indecente tra politica, servizi segreti, pezzi delle istituzioni e la mafia è un rapporto che va avanti da almeno 30 anni. Insomma, non è assolutamente sorpresa di una cosa del genere. Non sono assolutamente sorpresa, insomma, basta veramente leggere un minimo di letteratura sull'argomento. Il problema è che noi abbiamo avuto una classe politica e parzialmente, e ce l'abbiamo ancora, esclusi i presenti, che ha scelto non di combattere la mafia ma di andarci a fare passi.
E noi finché non acquisiremo come opinione pubblica consapevolezza completa di questo fatto, perché è un fatto, perché emerge dalle carte processuali, non faremo mai conti con la nostra storia, non ci sarà possibilità di redenzione per questo paese. Perché se tu non capisci il percorso che ti ha portato fino a essere quello che sei adesso, non riuscirai mai ad uscirne, perché devi fare proprio uno scatto mentale, uno scatto d'orgoglio, una cittadinanza che si riprende la propria dignità di cittadini e non più questa forma di sudditanza nei confronti di questo intreccio tra mafia e politica, che poi a Roma, dobbiamo dire, ha trovato proprio un'esemplificazione plastica, cioè Roma è la fotografia di un sistema paese dove mafia e politica si alimentano a vicenda, il cittadino è semplicemente, come diceva Buzzi, una mucca da mucca. Già, grazie ancora e buon lavoro a Roberta Lombardi, Movimento 5 Stelle. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Buon lavoro, grazie.